Ciao da mio Pilates, benvenuto alla lezione di Pilates dinamico. Mettiamoci sul tappetino, sdraiati supini, iniziamo. Eccoci qua, grande spostamento. Allora, partiamo sdraiati, sdraiate supine, braccia lungo i fianchi, gambe unite con i piedi a martello, allineiamo bene il corpo. Unisci bene tra di loro le gambe, proprio strizza i femori mantenendo i glutei rilassati, fai emergere bene il sacro, stampalo bene a terra, imprimi il centro della schiena lasciando un filino d'aria appena appena sotto alla lombare, vai con la nuca il più lontano possibile dai talloni, quindi crea già allungamento. I piedi sono flex, per iniziare li teniamo così, molto flex. E pensa che tutta la linea del metatarso sia in su, compreso il lato mignolo, che tende a essere un po' dimenticato all'indietro. Quindi crea allungamento, sciogliti un attimo nelle spalle, levandole alle orecchie, nel fuori l'aria, allunghi in giù. Ancora, inspira, solleva e fuori l'aria, allunga. Inspira, solleva, fuori l'aria, allunga. Lascia le braccia ben allungate ai lati del corpo, primi i palmi delle mani a terra, apri bene il petto verso il soffitto senza perdere la posizione neutra del rachide. Inspira espandendo la gabbia toracica in tutte le direzioni, fuori l'aria attivati nella powerhouse. Quindi approfondimento. Pavimento pelvico, approfondimento, cerca di lavorare con gli addominali dal basso verso l'alto, stringi bene tra di loro le cosce, senti il corpo, anche se fermo, assolutamente attivo e operativo. Inspira e fuori l'aria, attivati nella powerhouse dal basso verso l'alto e potenzia l'auto allungamento. Voilà. Molto bene. Ora rilassa le caviglie, fai emergere bene un tallone contro l'altro e senti che riesci proprio a toccare e a stringere tra di loro i talloni, l'interno delle cosce. Quando dico interno delle cosce, non devi pensare solo alla parte, diciamo, anteriore delle cosce, ma pensa da sotto, da qui, come se un movimento avvolgente provocasse un avvicinamento dei femori da sotto. Solleva le braccia da terra, puntale nella diagonale avanti alto e pensa di allungare bene le braccia. Le mani sono sopra l'area delle cosce. Sollevati da terra con la testa e con le spalle, stringi forte tra di loro le gambe, eleva da terra le gambe pochi centimetri, iniziamo insieme Andred. 5 movimenti di braccia, inspiro, 5 fuori l'aria. 1, 2, 3. 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 lunghe le braccia e ancora 1, 2, 3, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3. 4, 5 fuori, 2, 3, 4, ultimi. E giù. Premi a terra i palmi delle mani, fletti un po' le ginocchia, portale al petto. Mani sotto le ginocchia, tira un pochino i femori al petto, quindi prepara il tavolino con le gambe. Sollevati con la testa e con le spalle, inspirando, sollevati in posizione seduta. L'effetto ti ricordi di ampliare la gabbia toracica come una mongolfiera ci fa elevare da terra. Stendi avanti le gambe con i piedi flex, allungati, pensa di portare via via con lentezza, soprattutto perché è la prima ripetizione, la testa sotto alle braccia. Torno indietro, posiziono le mani dietro al corpo, la schiena è diritta, petto aperto, giro vita già forte, respira. Fuori l'aria con lo sguardo cerca l'ombelico, lasciando ancora una volta la schiena diritta. Inspirando, scivola con i talloni delle mani, accompagna la schiena a terra. Riporta i palmi delle mani, fletti un po' le ginocchia, premi i palmi delle mani a terra, raggruppa le ginocchia al petto.
mani sotto alle ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle. Respirando, sali in posizione seduta. Punta i talloni, punta le mani ai lati delle gambe, fuori l'aria, allungati, allungati, allungati e quindi dietro, porto le mani dietro il corpo, sento proprio che il tronco è sostenuto dalle braccia, mi impegno a tenere la schiena dritta, 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 ridotto bene il girovita, un respirone, fuori l'aria lo sguardo cerca l'ombelico ma la colonna non si muove, inspirando scivola, con le mani accompagna il busto giù, riporta le braccia ai lati del corpo, premo con i palmi delle mani a terra, fletto un pochino le ginocchia, le raccolgo al petto, mani sotto alle ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, inspirando sali, vai subito a puntare i talloni, allunga le gambe, allunga il busto in avanti. E quindi riporto le braccia dietro, schiena bella diritta, respira, fuori l'aria scavami l'addome e giù lo sguardo, inspiro, scivolo con le mani, accompagno il busto giù e ritorno in posizione. Pronti per rollover? Io per rollover mi sposto ragazzi in avanti altrimenti non ci sto. Porto, lascio le braccia lungo i fianchi, le gambe le distendo in avanti a 45 gradi, portando le gambe sulla verticale, faccio l'inspiro e punto i polpastrelli sollevando la testa. Fuori l'aria, sollevati, cerca di mantenere l'angolo busto-gamba durante la salita, quindi una volta su, apro, divarico le gambe, appoggio i piedi flex, spingo in alto i glutei, braccia lunghe e quindi scendo. Quando il sacro tocca a terra, fai partire due ampi semicerchi con le gambe che si rincontrano ai 45 gradi in avanti. Inspiro, gambe sulla verticale, polpastrelli e testa su, fuori l'aria sollevati, apri, appoggia gli avampiedi, sui glutei, giù i talloni, tirati bene. Accompagna la schiena a terra in roll down, quindi quando il sacro tocca terra, ampio cerchio per le gambe che si ritrovano ai 45 gradi. Inspiro, gambe sulla verticale, mantengo l'angolo busto gamba, sali in roll over, apri, flex dei piedi sui glutei e quindi con controllo scendo. Porto le gambe in avanti, transition per one leg circles, una gamba scende a terra, adesso faccio così, eccola qua, una gamba scende un po' di più, una gamba scende a terra, si mette in flex, una gamba si resta sulla verticale, mette il piede point, one leg circles, inspiro, porto la gamba tutta di lato all'interno, disegna la prima metà del cerchio e dalla powerhouse scava e recupera, 5 volte assieme, inspira e fuori, 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 allungati, in e fuori, in, massaggia bene l'anca, massaggia bene la schiena, attivati nella powerhouse e voilà. Fai scendere la gamba, metti il piede flex, ritrova bene l'allineamento del corpo, prepara l'altra gamba sulla verticale con il piede a punta. Vedo che sparisce il piede anche se ormai conoscete la terminologia del piede point. Dovrebbe esserci tutto adesso. Fantastico. Calzino. Ok. Inspiro, porto la gamba tutta all'interno, disegna la prima metà. Nella prima metà ti ricordo che devi ritrovare bene la box, l'allineamento, scava bene l'addome, premi le mani a terra, ritorna e allungati con la schiena. Inspira, twist e fuori, 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 fuori. In e fuori, 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 fuori. In e fuori, 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 fuori. In e ultimo. Voilà. Raccolgo entrambe le ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia. Sollevati con la testa e con le spalle, inspirando, sali in posizione seduta, pronti per rolling like a ball. Un passo in avanti dei glutei verso i talloni. Sposta le mani davanti alle tibie. In realtà voglio che non usi realmente le braccia, scusate, le mani, ma le braccia.
Quindi giù la testa, rendi tonda la colonna e ritorna. Vai, dondolo e chiusi, chiusi come una pallina, dondolo. Cambiami l'accavallamento delle braccia. Ginocchia al petto, petto alle ginocchia nel ritorno. Ginocchia al petto, petto alle ginocchia. Ultimo. E appoggio i piedi. Un passettino all'indietro. Mi sdraio per double leg stretch. Porto entrambe le ginocchia al petto, le tiro. Devi trovare il compromesso, il più possibile i femori al petto, al tempo stesso l'osso sacro giù. Inspirando, sollevati con la testa e con le spalle, mentre le gambe vanno a stendersi a pochi centimetri dal suolo. Inspira, stendi bene le gambe, strette, stringi le mani contro il corpo, approfondisci. Quando torni giù, devi scavare bene qui e pensare di portare la nuca lontano. Di nuovo, vai, inspira. E lontano la nuca, scava, 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 scava. Inspiro e scavo, 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 lontano la nuca. Inspira e fuori, 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 fuori. Fammi l'ultimo. E fuori, 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 single leg stretch, solo un ginocchio al petto, facciamo andare in autonomia le gambe, autonomia non vuol dire che poi non ci penso più, devi pensare di avere una sorta, è presente il bersaglio, la tua gamba e la freccetta che fa centro e tac, tac, bello deciso, veloce. Molto bene, mentre le gambe vanno così veloci, noi faremo tre respiri profondissimi. E fuori l'aria, scava, attivati nella powerhouse, allungati nella schiena, tira davvero il ginocchio al petto, mantieni la box, osso sacro bene in appoggio e stop. Ci prepariamo per scissor. Stendiamo le gambe sulla verticale, sforbiciamole, piano all'inizio, diamo tempo ai muscoli di allungarsi, pari pari le anche. La box, malgrado la posizione delle gambe sia asimmetrica, la nostra box rimane simmetrica. Tira, possibilmente tutte e due le gambe distese, vai, aumenta scissor e adesso più veloce, anche qui le gambe vanno veloci, tre respiri lenti e profondi, inspirone e fuori l'aria, scava e allungati. Ginocchia al petto, mani dietro la nuca pronti per criss-cross. Innanzitutto solleva da terra i gomiti, sono nel campo visivo. Premi la nuca contro le mani contro la nuca, sollevati. Cerca di scaricare bene il peso della testa sulle mani e sollevati con la forza dell'addome. Entra in single leg stretch con le gambe e aggiungiamo il twist della parte alta, ovvero gomito che va verso il piede della gamba al petto, non gomito ginocchio, ma gomito piede, ok? E dall'altra, bene la linea, gomito malleolo, gomito malleolo, pure gomito piede, quella è la linea. E ancora, vai, uno, due, resta alta al centro, tre, quattro, cinque, sei, molla la testa sulle mani, sette, 8, 9, 10, giù al centro. Ah, ho la coda, ecco. Mani sotto i glutei, palmi in giù. Stendi le gambe, stringi tra di loro i talloni per up and down. Inspiro, le gambe scendono fino ai 45 gradi. Stringi bene la linea talloni glutei, scava l'addome, recupera le gambe allungandoti. Inspiro giù e fuori, 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 scava, 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 scava. Inspiro giù e scava, 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 scava. Ancora uno, inspiro giù e scavo, 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 mi allungo, mi allungo, mi allungo. Ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia. Su con la testa e con le spalle, raggiungi la posizione seduta inspirando. Prepariamoci per spine stretch forward. Siamo seduti al centro del tappetino con le gambe divaricate il più possibile.
Punto le braccia in avanti con le mani a paletta, allungati per 5 secondi. Quando dico allungati vuol dire giù le anche sulla nuca. 1, 2, 3, 4, 5. Mollo giù la testa, il collo, le spalle. Raggiungo il punto più lontano che posso in avanti e da lì vado un pochino oltre. 1, un pochino oltre. 2, un pochino oltre. 3, ritorno, ripeto, mi allungo, bene piantate le anche, come se dietro a me ci fosse un muro, mi auto allungo verso l'alto e verso il basso con le anche. 1, 2, 3, 4, 5, testa, collo, spalle, mi allungo, arresto. E da lì raggiungi un punto un po' più lontano all'1, un po' più lontano al 2, ancora più lontano al 3. E ritorno, riavvicino le gambe, un passo in avanti dei glutei verso i talloni per open leg rocker. Stacca le mani, sposta le malleoli esterne dei piedi, aggancia le caviglie stesse, apro, mantengo l'equilibrio sui glutei allungandomi, giù la testa, vado a dondolare sulla schiena e ritorno. Un attimo che ero un po' troppo, stavo per entrare in libreria, vai. Dondola e su, dondola e su, ancora uno, dondolo e su. Uniamo le gambe, scendiamo e prepariamo le mani ancora una volta sotto i glutei, addome scavato, gambe distese per corkscrew. Porta le gambe a destra, disegna un cerchio, ritorna a destra e ancora uno. 2, centro schiena bene in appoggio, 3, 4, 5, faremo reverse, parto con le gambe a sinistra, disegna 5 cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, raccolgo le ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia, di nuovo in posizione seduta, testa su, inspira, sollevati. Prepariamoci per adesso. Siamo seduti al centro del tappetino con le gambe divaricate, diciamo quanto poco più delle anche. Fuori le braccia, ben piantate le scapole nella schiena, giro vita già forte. Inspiro, faccio twist verso destra, allunga le braccia, aumenta il twist. Vai con il mignolo della mano al mignolo del piede, pensa di tagliarlo, avvicinando la fronte al ginocchio. Uno. Vado di più sia perché scendo con il busto, sia perché aumento il twist allungando le braccia. 2 e 3. Torno dall'altra parte. Twist a sinistra, braccia lunghe. Vai in posizione, mignolo al mignolo. Fronte al ginocchio, giù il gluteo opposto. Raggiungi il tuo massimo. Da lì prova a superarlo allungandoti. 1. Allunga le braccia. 2. 3 e ritorno, twist e adesso reverse, vado in twist a destra, cado all'indietro, una caduta un po' guidata sul gomito, fino a qui cerchiamo di mantenere fisse le anche per aumentare questo twist. Quindi, con tutta la fantasia possibile, vai con la mano sinistra a prendere il piolo più alto della spalliera. Immaginando quindi con fantasia la mia spalliera qui dietro. Vai, allungati, piolo più alto che puoi. Inspira e nel fuori l'aria la mano rimane attaccata e fai scendere bene il gluteo sinistro. Aumento bene il twist. E quindi aiutati a sollevare il corpo con la forza di questa mano. Torna e fammi twist dall'altra parte. Quindi adesso reverse sull'altro lato. Prima un bel twist, poi mi appoggio sulla mano, il bacino è ancora pari, mi appoggio sul gomito, il bacino è ancora pari, attenzione alla schiena non inarcata ma allineata. Ho spostato la mia spalliera qui dietro, vai con la mano a prendere il piolo più alto possibile allungandoti, ovviamente il bacino si solleva, fai qui un bel respirone.
Tiene fuori l'aria mentre la mano resta attaccata, scava l'addome, scava, scava, powerhouse attiva, tirati, tirati, tirati e quindi ritorno. Premo la mano a terra, mi sollevo. Passiamo alla posizione prona con uno swing delle gambe, arrivo a swan dive. Le gambe sono unite, strette forti proprio i femori, come se te dovessi reggere qui fra le cosce un foglietto di carta velina. Verifico la powerhouse da prona, la posizione neutra, pube in appoggio, ultime costole, giro vita tutto ridotto e quindi un filino d'aria ci può passare sotto alla pancia. Sollevati di poco da terra con la testa e con le spalle, fuori le braccia, pollici in autostop. Inspirando, pollici in su, pollici indietro, trascinando un po' di più le teste e le spalle in elevazione, anche le gambe, voilà, vado a verificare che praticamente sono appoggiata su parte delle cosce e pube, ultime costole e qui il girovita mi sostiene e quindi giù. Ancora, inspira. Posizione, la pancia è in dentro, non deve spingere fuori e giù, ancora in. Posizione, powerhouse e giù. Single leg, kick back. Qui siamo nella posizione della sfinge. Una mano è chiusa a pugno, l'altra la avvolge. I gomiti sono poco più larghi della larghezza delle spalle. Mettiamo a posto un sacco di cose, è già esercizio la preparazione. Premo i gomiti a terra per sistemare le scapole, ok? Non devo essere insaccato così. La powerhouse è attiva, quindi vedi la pancia, adesso le esagero l'errore, non devi andare verso terra, ma elevarti. Gambe unite, nulla adesso andrà a cambiare in questo assetto, questa cosa che abbiamo appena messo a posto. Inspirando, fletti un ginocchio, cerca di portare il tallone verso il gluteo, continua a strizzare i femori. Fuori l'aria, stendi e stringi tutte le gambe tra di loro. Inspiro, qui stringo i femori e fuori, 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 fuori. Gomiti, schiena che allunga, vai. In e fuori. In e fuori, forza nella schiena, forza nelle braccia, powerhouse, concentrazione, inspira e giù, double kickback, giù completamente con il busto, giro la testa da un lato, unisco le mani dietro la schiena, le porto più in alto possibile e i gomiti a terra. Ora le gambe si muovono all'unisono come la coda di una sirena. Cerca di portare entrambi i talloni verso i glutei senza staccare da terra il pube e stringendo tra di loro i femori. Fuori l'aria in questa posizione. Inspirando, stendo le gambe, stendo le braccia, elevo la testa alle spalle, chiudo le scapole dietro, verifica la powerhouse. Ti ricordi appoggiata sul pube, sulle costole, tira, 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 tira e giù la testa dall'altra parte, fuori, 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 fuori. Inspira e stacca le mani, appoggia a terra le gambe, mani sotto alle spalle, forza nelle braccia, sollevati con il tronco, porta i glutei dietro verso i talloni in rest position. Appoggia la fronte a terra, allungati bene. Ci andiamo a preparare seduti, sedute per neck pull. Siamo sedute con le gambe distese, i piedi flex, gambe separate di poco, diciamo quanto le anche. Prepara le mani, le dita intrecciate sotto alla nuca, sotto all'occipite, quindi alla nuca, e dai il senso da una parte, la nuca preme contro le mani, ovviamente le mani fanno resistenza, ma le mani danno anche il senso del tirare il collo in su, ok? Inspirando, mi sporgo all'indietro, mi inclino di poco con la schiena.
e nel fuori l'aria fai partire proprio dal neck pull, dalle mani, questa sorta di mi tiro il collo e vado a formare come la lettera P, ma fatelo davvero lentamente con il minimo dell'autotrazione, dell'auto neck pull, diciamo, e ritorno. Quindi passiamo da questa posizione, busto leggermente inclinato indietro, forza in tutto il corpo e vai fuori l'aria, allungati dal collo, le mani aiutano, vai a formare la P con l'intero corpo, con il tronco formo la pancia della P, l'intenzione è appoggiare i gomiti, la sommità della testa giù fra le ginocchia. Ultima ripetizione. Inspiro, mi allungo e fuori, 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 piano, piano per la schiena, piano per il collo, ciascuno nel proprio limite anatomico. E voilà, ci prepariamo per Scissor Bicycle on the Air. Quindi mi sdraio, porto le ginocchia al petto prima, mi sollevo con il bacino e vado a sistemare la posizione di inizio. Devo scaricare il peso del bacino sulle mani, quindi attraverso l'appoggio delle mani sui gomiti a terra, sviluppo le gambe sulla verticale, ok? Partiamo con scissor, apro, fai attenzione, è più difficile la gamba che va ovviamente verso l'avanti, nel mio caso questa che ti sta agitando, si sta agitando, ok? E cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, proseguiamo con bicycle, da qui la gamba che ha più difficoltà, che quella appunto in avanti, fa come una sorta di kick, ok? Come se da qui alla massima apertura volessi fare kick con il tallone al gluteo, e kick, and kick, and kick, and kick, and kick, and kick, and kick, 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 kick. Kick, kick, fai l'ultimo, raggruppa le ginocchia al petto, accompagna la schiena in discesa, abbraccia lungo i fianchi, appoggia a terra i piedi. Ci prepariamo per shoulder bridge. Allora, alziamo il bacino dal suolo, spostiamo il peso a sinistra per mettere la mano destra sotto al bacino e ovviamente l'altro lato. Senti anche qui che scarichi parte del peso del bacino sulle mani, quindi a terra attraverso i gomiti. Prepara la gamba destra tesa a metà della tibia opposta. Faccio doppio kick della gamba verso il petto, fuori l'aria, powerhouse attiva e allunga la gamba in avanti. Inspira e stringi bene i glutei, apri bene l'anca. Inspira e apro bene anche le spalle, fantastico, e allungo, kick, kick and lower down, kick, kick and lower, cambio gamba, prepara la gamba sinistra a metà della tibia opposta, doppio kick con il piede a martello, piede a punta per scendere, doppio kick e allungo, doppio kick e powerhouse glutei, kick e glutei, apri bene anche le spalle, forza ancora uno, ultimissimo e voilà, togli una mano, togli l'altra, scendi con controllo e piano, muovi un attimino i polsi che hanno subito un po' di affaticamento, ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia, mi sollevo con la testa e con le spalle, raggiungo la posizione seduta per twist, spine twist, gambe distese unite con i piedi flex, braccia distese in avanti, i palmi delle mani si guardano, schiena lunga, giro vita forte, inspiro, apro in twist il corpo. Allora, in questo twist ti ricordo che il bacino resta proprio allineato, buttando fuori l'aria in tre, diciamo idealmente in tre tempi, non sono tre molleggi, sono tre approfondimenti della powerhouse e dell'allungo della colonna in alto e dell'allungo delle braccia. Ritorno dall'altra parte. Inspira, posizionati, fuori l'aria, resta, allunga le braccia, allunga la schiena, aumenta il twist e l'approfondimento.
Torno, ancora, inspiro e fuori, 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 e ritorno, ancora uno di là, forza, inspira e fuori, 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 e ritorno, un passo in avanti per creare lo spazio. Adatto a jackknife, devi avere lo spazio per salire in candela dietro a te. Parti con le braccia lungo i fianchi, inizialmente ginocchia raccolte al petto, colonna lunga. Sviluppa le gambe a 45 gradi in avanti. Faccio una foto, resto 3, 2, 1. Candela con le gambe a 45 gradi oltre sopra la testa. 1, 2, 3. Allinea le gambe sulla verticale, glutei forti. 1, 2, 3, torna giù, 1, 2, 3, con controllo scendo e di nuovo allunga le gambe a 45 gradi, 1, 2, 3. Puoi sollevarti anche qui come abbiamo fatto in rollover, ti ricordi? Punto e polpastrelli, gambe sulla verticale sulla testa, quindi vai nella direzione precisa con le gambe, 1, 2, 3. Adesso la difficoltà è portare le gambe sulla verticale, ma non perché porto il peso, vedi, sul collo, ma perché sono le gambe che si allineano sopra il bacino. 1, 2, 3, torno. 1, 2, 3, premi, palmi delle mani a terra, conduci la schiena con controllo giù. Ultimo, avanti. 1, 2, 3. Jackknife. 1, 2, 3. Allineamento. 1, 2, 3, torna. 1, 2, 3, con controllo scendo. Fletti le ginocchia al petto, tiralo un attimino a te, appoggia a terra i piedi. Apri, torno un pochino in su. Apro l'angolo interno del corpo, diciamo il lato destro del corpo, mi giro per side kick sul lato destro. Sistemiamo la posizione neutra sul fianco. Adagia la testa sul braccio, con la mano dietro allunga il collo. Verifica lo spazio qui sotto, schiena dritta parallela al suolo. Solleva entrambe le gambe, le anteponi di poco e metti i piedi flex. Ritorna con la gamba che sarà, diciamo, più operativa perché si muove di più sul prolungamento del tronco. Tenuta della powerhouse fortissima, qualunque sarà il movimento della gamba, nulla deve cambiare nell'assetto della box. Side kick, doppio kick in avanti e allungo la gamba dietro. Qui è la schiena che non deve inarcare, stretto forte il gluteo. Vai, kick, kick and back. Kick, kick and back. Kick, kick and back. Kick, kick. And back, allungati attraverso la mano, attraverso il collo, fantastico. Pareggia le gambe, sospendile, verifica la posizione neutra e quindi scissor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo. Verifica e beat veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, raccolgo le ginocchia al petto, mano a terra che mi agevola la transition verso il lato sinistro. Ti sdrai sul lato sinistro, metti bene il braccio, la mano dietro alla nuca, spalla su spalla, anca su anca, colonna parallela al suolo, buchino qua sotto, solleva entrambe le gambe, un piccolo passo in avanti di entrambe, prepara il piede flex. Verifica che sei ancora in posizione neutra con il tronco, gamba operativa, schiena lunga, doppio kick e allungo, stretto bene il gluteo, tenuta della linea pube esterno. Kick, kick and back. Kick, kick, allungati dalla nuca, giro vita forte, pavimento pelvico attivo e ancora kick, kick and back. Kick, kick and back. Kick, kick. And back, ultimo, fantastico, ci prepariamo per
Scissor, solleva le gambe, verifica la posizione, tenuta del forte forte del girovita, vai, veloci le gambe, conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mi fermo, verifica la posizione della schiena, l'allungo attraverso il collo, beat veloci delle gambe, conto 10 tempi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Raccolgo le ginocchia al petto, una mano, la mano destra mi aiuterà a sollevare il corpo dal fianco per posizionarci seduti al centro del tappetino per il nostro teaser. Ci appoggiamo sulle mani dietro, lasciamo inizialmente le gambe distese, devi sentire che scarichi proprio il peso dietro, quindi il busto è inclinato quasi di 45 gradi all'indietro, la schiena non è molle, le spalle nemmeno, voilà! Fletti le ginocchia senza alterare la posizione della schiena e qui vado a stendere le gambe, tengo, 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 stacco le mani e tengo, tengo, tengo. Fletto i gomiti, vado ad appoggiarmi sui gomiti, raccolgo le ginocchia al petto per hip circles, le ridistendo, valuto di nuovo la mia posizione, la lombare non deve stare giù, sostenuta e aperta nelle spalle. Porta le gambe a destra, sollevando prima, cioè per generare questo movimento, pensa, sollevo l'anca o il gluteo sinistro e genero il twist. Voilà, hip circles, e ancora, uno, aperte nel petto, due, giro vita sempre forte, tre, e piano dall'altra parte, solleva il gluteo destro per portare le gambe a sinistra, disegna un cerchio senza mollare la tenuta della schiena, tre volte insieme, inspira, e fuori, inspira. Forza, la forza, tutto il controllo posturale e voilà. Fletto le ginocchia, con le dita sfioro il pavimento, con le mani spingo e raggiungo la posizione seduta prima e prona poi. Io mi metto nella diagonale per lo swimming. Gambe separate quanto le anche, braccia quanto le spalle, posizione neutra. Pube appoggiato, ultime costole, girovita sostenuto. Siamo immersi in 10 cm di acqua. Eleviamo le gambe, le braccia. Inspira e nel fuori l'aria pensa sia con le mani sia con le gambe di fare tanti schizzi nell'acqua. Fuori, 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 fuori. Continua a verificare la tua powerhouse. Inspira e fuori, 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 fuori. Inspira e fuori, 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 fuori. E giù. Molto bene, rientra con le mani sotto alle spalle, sollevati con la forza delle braccia, rimani nella porzione avanti del materassino, nella posizione di quadrupedia. Attenzione alla schiena diritta come una tavola, ben allungata. A questo punto ci prepariamo per leg pull front, stendendo prima una gamba, poi l'altra, siamo nella panca frontale. Inspiro, alzo i talloni, fuori l'aria, abbassa i talloni, ma pensa di rimanere avanti con la testa. Inspiro e scava, scava, glutei forti. Ancora, inspiro e fuori, 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 fuori. Molto bene, da qui solleva una gamba e ritorno, solleva l'altra e ritorno, sollevo con il piede a punta e giù. Sollevo con i piedi a punta e giù, appoggio un ginocchio, appoggio l'altro, mi siedo e swing con le gambe in avanti per leg pull back. Mani dietro al corpo, gambe unite con i piedi a punta, solleviamoci nella panca dorsale, su bene la posizione, tieni bene i glutei forti. Coccige che scava in sottopetto che apre per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
mi siedo, raccolgo le ginocchia, passo alla posizione in ginocchio per side kick kneeling. Un attimino, l'acconciatura mi dà noia. Side kick kneeling. Allora, apro il braccio destro e la gamba opposta fuori e mi sistemo nella posizione di inizio. Il femore di sostegno, vedi che è inclinato, la schiena è diritta, quindi anche se inclinata, diritta. Dorso della mano sulla fronte, eleva la gamba operativa di lato. Piede flex, doppio kick della gamba in avanti, allungo la gamba dietro dal gluteo. Doppio kick in avanti, allungo. Doppio kick, allungo. Doppio kick, allungo. Doppio kick, allungo, libero il braccio, recupero la posizione centrale del corpo, preparo l'altro lato, fuori la destra, fuori il braccio, posizione di inizio, femore inclinato, glutei ben contratti, giro vita forte, dorso della mano sulla fronte, pensa che questo gomito, è vero, sparisce un po' ma intuisce, venga tirato verso l'alto, collo lungo, doppio kick e allungo dietro. Doppio kick e powerhouse, schiena diritta, non fate movimenti articolari fra vertebra e vertebra, doppio kick and back, doppio kick and back, fammi l'ultimo, kick, kick and back, libero il braccio e voilà. Ora, braccio sinistro, mano sinistra al fianco, braccio destro in alto. Inspirando mi allungo e mi siedo. Mi allungo con il braccio come se volessi andare a toccare il soffitto, mentre con il gluteo destro cerco di toccare, anzi mi siedo proprio in prossimità, proprio appiccicata ai miei talloni. E ritorno, ancora. Eleva il costato e abbassa bene l'anca. E ritorno, ultimo, elevo il costato attraverso il braccio, scendo bene con la natica a terra e ritorno. Dall'altra parte, mano al fianco, braccio su. Inspiro, scendo con il gluteo mentre mi allungo, apro bene il costato e su. Vado, tac, 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 mi allungo. E su, ultimo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, apro bene, e su, muy bien, side bend twist, siamo sempre, diciamo, sul laterale, sono sul lato destro del corpo, gamba sinistra flessa con il piede tutto appoggiato, il piede destro, ragazzi, appoggerà dietro al sinistro, diciamo quindi solo così, solo con l'avampiede, ben aperta questa linea, quindi questa mano ben lontana, posso tenere, anzi il braccio è pronto con il palmo in su, ok? Stacchi da terra i glutei, li avvicini ai talloni, inspirando spingi dalle gambe, arriva a stringere le cosce e a fare con il corpo una linea tipo arcobaleno, torno ma non appoggio a terra i glutei, inspira e ultimo e giù, mi appoggio e cambio lato. Gamba, sono sul fianco sinistro, gamba destra con il piede tutto appoggiato, piede sinistro mezzo appoggiato dietro al destro, lunga il passo fra mano e appoggio del bacino, pronto con l'altro braccio, palmo in su, stacca il bacino da terra, avvicina i glutei e i talloni, quindi spingi con le gambe, arriva a stringere, a toccare le cosce tra di loro, arcobaleno con l'intero corpo e ritorno. Apro e ritorno, ultimo, voilà, e ritorno e quindi giù. Posiziona le gambe davanti a te, siamo sedute con le gambe avanti, sovrapposte.
punta i polpastrelli delle dita delle mani a lato circa delle ginocchia, inspirando cerca di portare entrambe le gambe verso il petto, stringi bene tra di loro le cosce, ok? Inspira e fuori l'aria, ancora, inspira e fuori, cambio l'accavallamento delle gambe, inspira e fuori, inspira e fuori, cambio l'accavallamento delle gambe, valuto di avere spazio dietro al corpo, inspiro e quindi rullo sulla schiena, cambio l'accavallamento delle gambe, torno, mi fermo, 1, 2, 3, porto le mani dietro alla linea del corpo, tira le braccia, fai scendere piano le gambe e vai ad allungarti in avanti, fronte alle ginocchia e tirati. Stacca le mani con i polpastrelli sono già pronte, rientra un po' con il busto, inspira, gambe al petto e rulla, cambia, torna, resta, 1, 2, 3, unisci le mani dietro la schiena e scendi piano con le gambe, piano con il busto, fronte al ginocchio e tirati, 1, 2, 3. E su, boomerang, vedremo meglio nelle prossime volte, intanto abbiamo completato l'altra volta solo la prep. Ora, Sil, sei seduta, siediti in avanti con i glutei verso i talloni, mani a preghiera davanti a te, stacca da terra i piedi, giù le mani rispetto ai piedi, apro e prendo l'esterno, ok, con... Allora, pensa che con le braccia devi sostenere il ginocchio e con il piede devi sostenere le mani. Fai delle battute dei piedi che però nasce dall'anca la battuta. 1, 2, 3. Dondola e torna. 1, 2, 3. Dondola e stop. Sono in posizione di quadrupedia. Allinea bene la colonna, stendi una gamba, stendi l'altra, siamo nella panca frontale, 5 volte ti pieghi, 1, 2, 3, 4, 5, alza il bacino, cammina all'indietro, porta il peso sulle gambe, le puoi piegare un attimino e molto lentamente risaliamo fino alla posizione eretta. Molto, molto, molto bene. Eccoci qua. Eccoci qua. Hai visto? Un pappagallo è comparso. Molto bene. Un bacio, ti ringrazio e a presto.